Guarda il tic che fai proprio. No, cioè, guarda, si mette non. Si blocca. Quel tic è proprio. Si blocca in piena sicurezza, ragazzi. Ma è antistress, diciamo, quel tic. Si chiude. Ed ecco lo sfaccimbo del mio amico! Guardate quanta natura che c'è per questo! Guardatelo! I papaveri e papere! Papaveri e papere! Una farfalla! Una farfalla! E niente, vi volevo comunicare che noi comunque faremo tutto il viaggio con la mascherina, se non la teniamo è solo per il video, capito? Ragazzi, la cimpetta, la cimpetta! Mi raccomando, restate a casa. Restate a casa, stai qui. Vediamo che, ciao dico. Sai che cos'è questo? Allora, questo è il rudere antico, che è quasi una specie di villa. E poi giù è la strada per la lava. E se tu non ti fermavi, io la prendevo meglio. Guardate ragazzi, la pavimentazione! Togo. Dove siamo? A Pollena. Siamo quasi alla meta. Siamo a Pollena. Questa è la chiesa di Pollena. Eccoci! Siamo all'inizio dei cunetti. Siamo arrivati ai cunetti vulcanici, siamo tutti sudati, un po' stanchini. Diego, salve. Com'è la prima tappa? Bellissima. Speriamo di non morire, ma non per la salita. Oh, è che l'astice, un virus ci sta aspettando. Comunque va. Con che va, con che vengo. Sei un cunetto. Ci accingiamo a fare un bel caffè perché ci siamo portati appresso il fornelletto comprato da Decathlon. Camping Cats. Camping Cats. Il nome non è un caso. Il nome non è un caso. Già l'abbiamo aperto, però non l'abbiamo mai usato. E la usiamo la prima volta. Diciamo che è ancora vergine, vai. La usiamo la prima volta qua. Il prezzo è di 100 euro. No, quale 100 euro? Sui 30 euro, ma neanche, sui 20 euro. È la portata, diciamo, di... tutti. Molto... ma poi casomai mettiamo il link in descrizione. È molto wild, diciamo. Wild. Poi ci sta... lo allora, all'interno c'è il fornello già montato, con l'attrezzo per mantenere le pentole. E questo, ora... è caduto... Queste, le istruzioni ora... queste sono le istruzioni che appunto non servono perché noi facciamo senza istruzioni nella natura si usa senza cose. Si apre premendo il pulsante. Questo lo dedichiamo a Marco Togni. Sopra ci sono le istruzioni per aprire perché casomai qualcuno non lo sa. Beh ragazzi, ora l'accendiamo. Ok. Si apre, si presenta così all'interno. C'è un buco. Ora mettere la cartuccia che è gas. La dito che hai fatto prima le prove a casa. Butano, gas butano, però la cartuccia è compatibile solo con questo tipo di... Sperando che... questo è il momento catartico. Che sperando che non facciamo una lampa di fuoco. Va bene, ragazzi, ora prepariamo, okay. Prepariamo il caffè, la macchina del caffè. Questa è la macchinetta, attenzione, un caffè per due persone.
Vito già l'ha portata completa. Giusto, Massimo Toise, il massimo della solitudine. Io qua, cioè, questa è proprio caffè. La tristezza, massimo per una persona, ma se ci, se ci riusciamo. Comunque, già è completa perché il nostro amico cameraman, che non faremo il nome, Vito. Grazie alla nostra autosufficienza, grazie a mamma. Grazie mamma. Signora mamma di Vito. Perché il suo... Cioè, non è che la stamattina... Ah, dai, io ti seguo, quindi è paporato pure. Il nostro amico Vito... Cioè, ha portato anche lo zucchero, però l'ha messo nel barattolo del tonno. Sto... Cioè, perché proprio per non farci mancare niente. Cioè, questa è la sopravvivenza, ragazzi. Che da qua dentro, secondo me, sale. Ma, questo... Ma secondo me sarà proprio sale. Cioè... Ricordate che questo è sempre... Wild. Lo stromo. Vai. Dammi... Ah, aspetta, l'accentina. Un momento fatidico. No, ma ancora di là. Si sente, vediamo già, no? Si vede? Tu ti abbassare un po', no? E come si abbassa? Abbassando il gas. Si è appicciata qua? Sì, il butano è quasi invisibile. Sì, l'ho vista. Sì. E qui mentre aspettiamo che si fa il nostro caffè. Scusateci. Ed ecco ragazzi, apri. Non ti spingere. Caffè. Boom, mi ha piato fuoco. Anche qui. Caffè. Dico zucchero lolo. Bellolo. Zucchero lolo lolo. Wow, che emozione. Sì, wow, okay. Cioè, secondo me. Mettici un pochino di tonnellate. Dammi il cucchiaio. Ci squaglia, Mr. Wide. Mai? Ah, il cucchiaio di plastica nella macchinetta calda. Non squaglia. La plastica è sempre squagliata. Non c'è il cucchiaio di vetro, tu c'è di ferro, tu ce l'hai? Se mi dai il bicchierino, mettiamo, mi scamma la dita. Ecco, bicchiere, che è? Però è fatta plastica... Aglio, anche i nostri battibecchi fanno parte della... Della cosa. No, che no! Io vado via! Tu ogni nostro litigio, uno di due, perde una mola, non rendo, che ci mi ammazzato. ma oh! Ah, sì, ripeto. Allora, ho detto, ecco essere... il fratitico momento che mettiamo il caffè nella... del bicchiere e lo zuccheriamo. Lo stesso momento che cade addosso perché il bicchiere è rotto. E che sta? No, non ce ne fotte. Secondo voi chi poteva avere il cucchiaio? Io? Cucchiaino nel tonnoi. Caffè tonnoi è una specialità. Ah, la paura. Tutto lo sai, sarà schifo sto caffè. Vai, sempre il caffè napoletano, tutto ciò. Ecco qua. Come buono caffè solo a Napoli sanno crepi l'avarizia, ragazzi. Guarda che se lo beve tutto lui proprio da copione. Tu hai fatto scemo fino a mo. Era Oscar che diceva che gli amici non sono buoni. Ecco il risultato. Saluto a tua sorella, ragazzi. Ed ecco il caffè. È una ciofeca. Cioè. Il fatidico momento. È meglio il caffè da casa tu sicuramente, 100%. Sa di male. Allora, spiega un po' questi gusti strani. Allora, sa di tonno. Non sta. Il caffè che sa di tonno, ragazzi, è buonissimo. Guarda, guardate che non è solo il caffè che è fatto. Anche lui. C'è un bambino con una famiglia. Ho sentito urlare da quella parte. Stanno su. Dico che picchia Vito nel braccio. Aia! Ho sentito urlare da quella parte. Sì, ho sentito male. Ho visto un bambino, ma era morto. Se ce ne cadevo il caffè, è vero. Erano piantate a terra, l'ha spostato. Bravi. Guarda che ho fuoco, da arrivo in quello. Vabbè.
finalmente connetti. My baby, there she goes. Che per tutti i viaggi di quello che sei stato davanti e corre di più, ma perché rompe di più? Si capi una cosa, no? Da privata coppo Vesuvio, cioè coppo di Non sono naturale, abbiamo creato noi uomini. Giù, ma da morire, però anche con tutti gli animali. Guarda qua lo stiamo. Fin. E come ci facciamo siamo forti? Guarda qua, va. E come siamo trekking? Guarda là, va. Guarda là, va. Va, facciatelo pure voi, va, come noi, va. Facciatelo pure voi, va. Siamo in fase di ritorno. Ora passiamo per il borgo di Pollena e poi andiamo per la Madonna dell'Arco e poi si ritorna. Ragazzi, stiamo ritornando, ce ne siamo andati dai cunetti vulcanici, adesso stiamo nella città antica di Pollena Trocchia. Nel borgo. Nel borgo di Pollena Trocchia. Il borgo Santo.
stavo riprendendo. Colui che? Viene da lontano. Bravo. Allora, colui che torna ma senza andare. Bravo. Può urlare, è una proprietà. Ciao Nilo, sto bene? Ehi, sei proprio qua nelle esperienze, sì, capito? Ho visto sta accendendo la sismo, cioè c'è un mozzico proprio, è fermentato la zia. Siamo ritornati alla Villa Ponticelli, giro concluso. Vito, com'è stato il viaggio? Bellissimo.